saluto a tutti da Grifias, bentornati in un nuovo video dei Cinghiali sul Tubo. Oggi siamo in compagnia di Punch Club, titolo indie dei Lazy Bear Games, che risulta essere un po' un misto tra uno strategico, un gestionale e un gioco di ruolo. Il gioco è attualmente in vendita su Steam, dall'8 mi sembra che è andato in vendita. La versione normale a 9,99 e quella deluxe a 13,99. Comunque, andiamo subito a vedere di che gioco si tratta. Ad una prima occhiata, il titolo potrebbe sembrare uno di questi giochi gestionali che vanno molto per mobile, dove abbiamo le nostre azioni e una volta compiute quelle dobbiamo aspettare un tot di tempo aspettando che queste si ricarichino. E in effetti, come diciamo, gameplay più o meno siamo su quel punto lì. Però il gioco è molto più complesso, senza contare il fatto ovviamente che il gioco non presenta assolutamente tempi morti in cui dovremmo attendere che si ricarichino barre o azioni o quant'altro. E anzi, il gioco richiede una nostra costante attenzione, poiché con il passare dei giorni, infatti questi saranno scanditi dal tempo, le nostre statistiche tenderanno a diminuire. Di conseguenza, se trascorreremo l'allenamento in favore di andare al lavoro per guadagnare soldi o instaurare relazioni con altri personaggi, il nostro personaggio si infiacchirà, come è quello che succede poi nella realtà effettivamente. Ora, magari qui la cosa è un po' troppo velocizzata, infatti bisognerebbe cercare di trovare una routine in modo da riuscire a fare tutto all'interno di una giornata per sia non perdere troppe statistiche sia riuscire a guadagnare qualche soldo per poter andare avanti. Anche perché comunque i soldi sono fondamentali, poiché dovremmo comunque mantenerci, nel senso che dovremmo mangiare, riposarci e così via. Ma andiamo a vederlo più nel profondo il gameplay del gioco. Anzitutto va detto che la trama, sebbene all'inizio possa sembrare un inutile pretesto per iniziare la nostra avventura, questa si ripresenterà costantemente all'interno del gioco. E questo mi ha quasi sorpreso, non mi aspettavo diciamo che fosse così curata. Ovviamente non vi aspettate chissà che cosa a livello narrativo, però comunque ci sono diverse cutscene, si può approfondire le relazioni con diversi personaggi. Diciamo che è stata strutturata meglio di quanto mi aspettassi da questo punto di vista. Da principio la trama sarà essenzialmente una sorta di tutorial. Verremo infatti guidati passo passo per entrare nelle meccaniche di gioco. Dopodiché verremo, non dico abbandonati, però comunque non avremo dei veri e propri obiettivi da raggiungere. Semplicemente quando raggiungeremo determinate cose o sconfiggeremo magari persone particolari, allora piano piano sbloccheremo tasselli del puzzle per completare la nostra trama. Inoltre sono presenti anche alcune sottotrame. Un esempio banale è all'interno della mappa, quando faremo i nostri spostamenti, se ci sposteremo a piedi potremmo essere attaccati da dei rapinatori. Se sconfiggeremo questi rapinatori un tot di volte, questi riconosceranno la nostra forza e ci lasceranno in pace, ma ci diranno che c'è comunque un boss, quindi un tizio più forte di loro. Come vedete, quindi ci sono delle piccole sottotrame anche da scoprire, poiché se uno invece che spostarsi a piedi si spostasse sempre con l'autobus, non le scoprirebbe mai queste cose. Sarà inoltre possibile approfondire la relazione con determinati personaggi all'interno del gioco, e questo porterà benefici a noi, come per esempio dei buff momentanei che ci danno per esempio una percentuale più alta di incremento delle statistiche quando ci alleniamo, statistiche che risulteranno essere il fulcro del gioco. Queste sono accompagnate anche da alcune barre. Le barre sono rispettivamente della salute, del cibo, dell'umore e della resistenza, diciamo, della fatica, dell'affaticamento. E bisogna stare attenti a queste barre, poiché andranno a influire anche all'interno dei combattimenti. Per esempio, se la nostra barra della vita sarà bassa, anche la vita che avremo all'interno di uno scontro sarà inferiore. Inoltre, se l'umore sarà basso, quando andremo ad allenarci le statistiche saliranno molto più lentamente. Quella del cibo e quella invece dell'energia sono due barre essenziali, poiché se arrivano alla fine
il nostro personaggio non eseguirà altre azioni. Di conseguenza, se non mangiamo o non dormiamo, siamo fermi. Ovviamente queste barre non sono l'unica cosa che va tenuta d'occhio. Come già detto, infatti, le statistiche calano di giorno in giorno. Ecco perché è fondamentale riuscire a trovarsi una routine, poiché se trascuriamo il lavoro, non abbiamo soldi. Non abbiamo soldi, non mangiamo. Se però facciamo tutto questo, le nostre statistiche caleranno inesorabilmente se non ci alleniamo. Quindi dobbiamo riuscire a fare tutte le cose insieme. E nelle fasi iniziali non è proprio una cosa semplicissima. Ma è anche questo che, diciamo, dà fascino al gioco. Quindi, una volta che saremo riusciti a entrare nelle meccaniche e riusciremo ad avere la nostra routine e riusciremo quindi a svilupparci, potremo finalmente iniziare a combattere. Come funzionano i combattimenti? Anzitutto va detto che il nostro personaggio può padroneggiare più stili. Noi partiremo ovviamente con uno stile base, diciamo. Infatti, nei vari rami di abilità, quello iniziale, a parte tecniche base, ci fornisce, diciamo, degli aiuti. Uno fondamentale, per esempio, è quello che ci blocca le statistiche in modo che sotto un tot non possano scendere. E credetemi, è veramente una manna dal cielo. Tutte le altre tecniche che andremo ad apprendere saranno semplicemente o di attacco, o di difesa, o di potenziamento. E queste andranno a creare la nostra, diciamo, scaletta di attacco. Infatti, la parte più importante del combattimento è la preparazione. I combattimenti, infatti, vedrete che sono divisi in round, in modo da poterci dare la possibilità di cambiare tecniche via via che proseguiremo all'interno dello scontro. Ogni round, quindi, il gioco si fermerà e noi potremo cambiare tecniche se vediamo che magari contro un determinato avversario quelle non funzionano o abbiamo bisogno magari di recuperare stamina. Di conseguenza prediligeremo magari una schivata o tecniche più basse di livello. Infatti ogni tecnica avrà un suo costo per essere utilizzata. E noi comunque non andremo ad influire in nessun modo durante il combattimento. Noi andremo solo ad agire sulla preparazione. Quindi una volta inserite le tecniche, il combattimento avverrà in automatico. E se abbiamo fatto bene la nostra pianificazione, il combattimento andrà bene. Altrimenti incapperemo ovviamente in una sconfitta. La sconfitta avrà molteplici esiti. Principalmente questi dipenderanno dal contesto in cui verremo sconfitti. Se verremo sconfitti all'interno di uno scontro, diciamo, legale all'interno della Lega, non succederà praticamente nulla. Semplicemente perderemo un po' di vita, un po' ci calerà il morale, però comunque prenderemo punti da spendere nei nostri talenti e non succederà niente di grave. Se invece perderemo uno scontro all'interno di un ambiente illegale, quindi scontri clandestini o risse per strada o così via, potremmo avere delle conseguenze fisiche, quindi rottura di un arto e così via. E a quel punto avremo due scelte a nostra disposizione: o quella semplicemente di aspettare che guarisca la ferita, diciamo, oppure recarci da un dottore, il quale, ovviamente spendendo soldi, ci riporterà alla nostra forma fisica perfetta. In caso di vittoria invece otterremo più punti, il nostro morale ovviamente salirà e a seconda sempre del contesto riceveremo cose diverse. Per esempio combattimenti clandestini pagano di più, per esempio, e saliremo anche in graduatoria, sia nella parte legale che in quella illegale, andando quindi ad affrontare avversari sempre più ostici. Nell'illegalità addirittura, quando saliremo del primo grado, ci troveremo ad affrontare più di un avversario, uno in successione all'altro. Ovviamente gli scontri sono sempre uno contro uno, però dovremo comunque affrontare tutti e due senza ricarico della vita, come avviene tra uno scontro e l'altro. Inoltre, quando affronteremo uno scontro clandestino, questo ci verrà segnato sul calendario
e dovremo affrontarlo subito all'interno delle 24 ore in cui ci viene dato l'annuncio, mentre uno scontro di lega, diciamo, ci darà del tempo per prepararci, solitamente sono 2 giorni, all'interno dei quali magari uno conviene che si metta sotto con gli allenamenti piuttosto che continuare con i lavori e così via. Alla fine il gameplay si riduce a questo: dovremmo riuscire a gestire bene il nostro personaggio e tentare appunto di trovare questo equilibrio tra lavoro e vita sociale, tra virgolette, e combattimenti. Dal punto di vista tecnico, siamo di fronte a un egregio lavoro di pixel art, ma ovviamente sempre di pixel art stiamo parlando, perciò siamo comunque nei limiti delle sue possibilità. È comunque gradevole a vedersi. Anche il comparto sonoro, tutto sommato, non è niente male. Sono tutti motivetti che rimangono in testa e sono più che orecchiabili. Inoltre, una cosa da segnalare sono le innumerevoli citazioni che sono all'interno del videogioco. Per farvi un esempio, per esempio il furgone dell'A-Team all'interno del nostro garage, oppure l'allenatore che ci chiamerà all'inizio, che è palesemente il vecchio allenatore di Rocky. O cose più stupide, come all'interno dei rami di talenti, l'ultimo talento, per esempio, inspiegabilmente vediamo il nostro personaggio che esce dalla cabina di Doctor Who, oppure la prima tecnica che apprendiamo nello stile del karate, che si chiama Karate Kid. Veramente citarli tutti sarebbe impossibile, e poi molto probabilmente molti non li avrò nemmeno riconosciuti o non ci avrò nemmeno fatto caso. Però anche solo per questo il gioco merita, secondo me. L'unica nota negativa che mi sento di dover appuntare riguarda le animazioni durante i combattimenti. Sebbene infatti il numero di tecniche sia veramente vastissimo, queste vengono rappresentate per lo più tutte in maniera simile, con poca differenza tra una e l'altra. Ovviamente sì, tra un calcio e un pugno la differenza è palese, ma tra un pugno e l'altro non sempre è così evidente, anzi si riduce solitamente a 2 o 3 diversi fotogrammi. Diciamo che da questo punto di vista poteva essere fatto un lavoro migliore. Però a parte questo, il gioco è un succhiavita. Diciamo che quando ho cominciato a giocarci difficilmente sono riuscito a staccarmici. Per quanto magari possa sembrare un gioco non profondissimo, però una volta iniziato vi terrà davvero attaccati adesso. Difficilmente riuscite a staccarvi subito, a meno che proprio non sopportate il genere. In quel caso lo ignorerete del tutto. Ma per chi come me non dispiace giocare a un gestionale o comunque un gioco, diciamo, quasi si voglia rilassare, è un titolo che consiglio assolutamente. Anche se all'inizio proprio rilassante non è, perché riuscire a trovare un giusto equilibrio è abbastanza frustrante, ma dopo dà le sue soddisfazioni. E con questo direi che posso concludere. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Un saluto!